Ciao, allora, se la telecamera non fa le bizze, volevo farvi vedere la seconda parte dei libri che ho acquistato in questi ultimi mesi. Allora, il primo libro l'ho pagato a prezzo pieno ed è Nessuna più. L'ho preso a prezzo pieno perché, vabbè, ero molto curiosa di leggerlo, infatti ho già cominciato a sottolineare e sono solo alla prefazione, anzi alla fine della prefazione. E poi perché il ricavato va al telefono rosa e quindi insomma sono andata in libreria e l'ho preso. Ritengo che vabbè, sapete anche voi che il femminicidio è un argomento molto caldo, ahi noi. Il libro secondo me è molto interessante e magari non dovrebbero leggerlo solo le donne. Quindi 15 euro costa. A prezzo pieno, però insomma il telefono rosa serve purtroppo e quindi se magari avete intenzione prendetelo, fate anche una cosa buona. Poi se mi sposto oggi la telecamera non funziona, ma non registro di nuovo. Ho preso La colpa di Lorenza Ghinelli, l'avevo da tanto tempo in wishlist, ne aveva parlato ma veramente tanto tempo fa, Marina De Puccetto 1, e come ultime letture mi sembra che ne abbia parlato anche Mattia Silver Reflex. Io ho preso questa edizione che è un pochino più piccola del normale, non so se vedete, vabbè, no, la mia mano non è grandissima, però insomma, vediamo se riesco a farvi capire un attimino il confronto. Beh, insomma, così è leggermente più piccola. Copertina rigida, sempre Newton Compton, sì, a 5 euro, avevo lo sconto del 15. Poi ho preso tre libri a 19 euro su, mi pare, in Mondadori, c'è stata un po' di tempo fa una promozione che con 19 euro, comprese le spese di spedizione, potevi scegliere tre libri. Quindi io ho preso Agota Christophe l'analfabeta, edito da Casa Grande, 12 euro il prezzo di copertina, un'esagerazione, sono 51 pagine, però ho anche la trilogia della Città di Kappa e ho sentito parlare molto bene di questa autrice e così ho colto l'occasione e l'ho preso. Poi ho preso La taverna del Doge Loredan. Prezzo di copertina 12 euro, fa sempre parte di quei tre libri. Qua dice Due città magiche, un misterioso libro emerso dal passato, due uomini il cui destino è legato ad un'unica inafferrabile donna, lo straordinario romanzo che ha decretato l'ingresso di Ongaro nel firmamento dei grandi scrittori italiani. Figurarsi se a me non poteva piacere leggendo una cosa del genere. E quindi l'ho preso. E poi ho preso questo libro che è ancora incartato e che per il momento non scarterò, edito dagli Adelphi, Anne-Marie MacDonald, Chiedi perdono. Il prezzo di copertina è 11 euro, copertina morbida. Questo libro l'ho letto tanto, ma tanto, ma tanto tempo fa e ce l'avevo in copertina rigida. Purtroppo l'ho prestato e non mi è più tornato. È un libro duro. Vi leggo le quattro righe della quarta di copertina, però secondo me Anne-Marie MacDonald scrive benissimo. Di lei ho anche l'altro libro che mi pare si chiami Dove vola il corvo, che ho preso veramente tanto, tanto, tanto tempo fa e è talmente grosso che ancora non ho avuto il coraggio di affrontarlo. Però all'epoca questo libro mi piacque molto e quindi ho pensato di riprendermelo. E dice così: una passione breve e bruciante scusate, dall'immani conseguenze. Le vicende di un'intera famiglia tra incesti e santità, delitti e prostituzione, atrocità e prodigi, su un fondo che sembra avere la sostanza temibile e raggiante dei sogni. È un libro lungo, complicato, denso e è passato veramente tanto tempo, quindi non sto a dilungarmi di più, però se vi capita io ve lo consiglio. Poi, grazie a tanti, tanti YouTubers che l'hanno letto, ho
ho preso non a 9,90 euro, ma penso avesse lo sconto 15, Luna di Julien Peters, copertina rigida. Questo mi incuriosisce tantissimo, a parte la copertina che è molto bella. Qua dietro dice così: io lo amavo, lei era mio fratello. Se non lo conoscete, andate a leggervi la sinossi, vale la pena. E poi sulla pagina Facebook Il gatto sul libro ho preso gli ultimi 4 libri, tutti usati, tutti tra i 3,5 euro e i 4, e tutti in ottimo stato. Quindi ho preso Simonetta Agnello Hornby, Zia Marchesa, la Zia Marchesa. Questa autrice mi piace, l'ho scoperta da poco e ho intenzione di continuare la lettura dei suoi romanzi. Il prezzo di copertina è 4 euro, ma io devo averlo, non 4, scusate, 8, ma io devo averlo pa pagato 4 o 3 euro e mezzo, non ricordo, ed è praticamente nuovo. Poi finalmente sono riuscita a trovare Tess dei Dabberville, è un'edizione in Audi, spero che sia una buona edizione. Prezzo di copertina 14,50 euro, ma sempre sul prezzo che vi ho detto prima, un ottimo usato. Poi ho preso Rosso come una sposa, a Nilda Ibrahimi, anche questo 3,5 euro o 4, 4,5 euro, adesso non ricordo. Comunque veramente tenuti splendidamente. E a prezzi molto molto convenienti, il prezzo di copertina sarebbe 16 euro. E infine l'ultimo, copertina rigida 400 di Susanna Fortes, edizioni Nord, copertina rigida, ottimo stato anche questo. Non ricordo quale youtuber se ne aveva parlato e nemmeno che cosa ne aveva detto, però se l'avevo messo in wishlist, a parte il fatto che quando si parla di storia io sono qui, insomma, per qualche motivo l'avrò messo, e quindi quando mi è capitata l'occasione di prenderlo in copertina rigida e sempre a quel prezzo che vi ho detto prima, non ho resistito. Ecco, questi sono i libri. Scusate per la telecamera che fa quello che vuole, e come vedete in questo momento. Io sono qui. Se avete qualche domanda, vi rispondo volentieri. Se avete letto qualche libro di questi che vi ho fatto vedere e volete dirmi la vostra opinione, io ne sono ancora più contenta. Per il resto, vi saluto e vi ringrazio. Ciao.